Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Not even your gratitude. And if you think I'm corny, then
maggiore Roma e Lazio, la Serie A, ma questo ha gettato un'ombra in realtà non meritata ai tanti successi negli sport cosiddetti, mettiamo un grosso virgolettato, minori, un termine che il consigliere dello sport per il Comune di Roma Gianni Rivera non ama per niente. In effetti di sport minore non si può parlare quando si parla di una promozione in Serie A1. Stiamo parlando di water polo, così lo dicono in inglesi, pallanuoto femminile. La BCC Roma ha conquistato la promozione in Serie A1, un torneo difficilissimo, estremamente equilibrato per quanto riguarda le posizioni di vertice. E noi ne parliamo con il presidente allenatore, il factotum, uno dei protagonisti sicuramente indiscussi di questa trionfale promozione in Serie A1. Fabio Conti, buongiorno. Buongiorno. Allora vorremmo raccontare questa promozione, questa stagione incredibile che ha visto fra l'altro concorrere insieme alla BCC Roma anche squadre del calibro di Varese Olona, del Rapallo, del Bogliasco, che hanno fra l'altro chiuso a distanze di punti minime per quanto riguarda appunto le posizioni di vertice. Sì, hanno concluso a distanze veramente minime e a differenza degli altri anni in cui noi eravamo impegnati sempre in Serie A2 nel girone sud, dove nelle ultime due stagioni ci siamo comunque classificati per i playoff promozione, quindi erano già un paio d'anni che arrivavamo vicini a questo obiettivo. Quest'anno invece il campionato ha visto veramente una cosa insolita, insomma, almeno 4-5 squadre che si sono alternate al comando della classifica. Noi avevamo chiuso il girone d'andata con un pareggio e una brutta sconfitta. Nel girone di ritorno abbiamo infilato, diciamo, 8 partite vinte consecutivamente e questo ci ha permesso questo successo, insomma, ecco. Con soprattutto un 5-10
effettuato sul campo di Varese un risultato clamoroso, che è quello che è stato alla fin fine decisivo, perché ha consentito una miglior differenza punti conquistata proprio in trasferta, quindi un risultato che mostra una tempra di questa squadra davvero che ha dell'incredibile. Naturalmente la vittoria è la vittoria del gruppo, della società, dell'allenatore che abbiamo appunto ai microfoni e di tutte le singole giocatrici, ma volendo trovare una firma, un nome da premiare più di qualunque altro, è possibile darlo all'interno della squadra? Guardi, trovare un nome sarebbe veramente difficile, insomma, perché in queste situazioni, e soprattutto nel nostro sport, è fatto veramente di enormi sacrifici. Il gruppo è quello che ha dato, diciamo, la grossa spinta. Il vero aiuto è quello delle persone che ci seguono, perché soprattutto nella nostra attività la difficoltà è farci seguire, ecco. Oggi infatti siamo ben contenti di essere con voi e di avere questa opportunità, insomma, di festeggiare insieme questo risultato. È un risultato che festeggiamo tutti, ma fra l'altro noi abbiamo rilevato nel corso di qualche altro collegamento telefonico in passato come, a fronte degli ottimi risultati da voi conseguiti, c'è in realtà un movimento che sembra in tutta euforia. Si organizzano tornei di pallanuoto, il nuoto e la pallanuoto sembrano vivere una stagione di ripresa dal punto di vista dell'attenzione da parte delle persone, quindi a prescindere da quelli che sono i vostri risultati c'è un interesse globale che sembra avvicinarsi a questi sport dell'acqua. Beh, sicuramente dopo le Olimpiadi il successo del Sette Rosa ha dato questa spinta inevitabilmente, infatti sono usciti proprio circa un anno fa, insomma, degli articoli sul perché a Roma non ci fosse una squadra in Serie A1 e proprio a un anno di distanza siamo ben felici, insomma, di smentire questo, e diciamo che sia la stampa sia qualche imprenditore, insomma, si sono avvicinati alla nostra attività con interesse, e come diceva lei, tornei ne escono fuori tutti i giorni, insomma, e questo è veramente una bellissima spinta per il nostro movimento. È una bellissima spinta. E qual è il riscontro che voi incontrate, se lo incontrate, da parte delle amministrazioni, in particolare l'amministrazione comunale ma anche quella provinciale e regionale, per quanto riguarda la diffusione dello sport? A Roma ad esempio si parla con estrema enfasi della costruzione di nuove strutture sportive. Ecco, questi fattori, questi annunci, questo parlare, ma anche questi fondi che vengono messi a disposizione dello sport e anche dello sport dell'acqua, che ruolo hanno nella promozione di questi sport? Guardi, devo dire che ultimamente nel Comune di Roma l'ottimo lavoro che sta svolgendo l'onorevole Rivera è veramente capillare. Io stesso sono stato in prima persona da lui a spiegare quello che stavamo facendo. Ovviamente c'era bisogno di un risultato, anche per noi, insomma, e come negli altri sport, prima ci vuole un risultato, poi ovviamente l'amministrazione, insomma, si dovrebbe seguire. In questo siamo ben felici perché siamo veramente in contatto, ripeto, sia con l'onorevole Rivera del Comune di Roma, sia con l'assessore Bellucci, assessore allo sport alla provincia. Sono tutte persone comunque di sport, prima che uomini politici, quindi sanno veramente seguire bene questo. Bene, bene, la ringraziamo di questo collegamento. In chiusura vorrei ricordare la formazione della squadra, mi corregga se sbaglio: Rosa Maria Baggi, Monica Bondi, Irene Brini, Giulia Fabbri, Sara Fazzina, Martin Godet, Francesca Giovannangeli, Rebecca Gregori, Erika Lania, Nadia Pietrafitta, Federica Radicchi, Valentina Sabatini, Irene Tenchini. Ho detto giusto? Ha detto benissimo. Vorrei aggiungere i miei due splendidi collaboratori, che sono Leonardo Visco, il nostro direttore sportivo, e Monica Vailant, che ha fatto il mio aiuto in questa stagione e che non ha bisogno di presentazioni, essendo una bicampionessa del mondo ed europea. Benissimo, senti, dove vi esibirete il prossimo anno per quelli che fossero interessati a avvicinarsi a questo sport e a vedere la pallanuoto femminile di Serie A1?
la nostra casa sarà sempre il sabato pomeriggio al Foro Italico. Benissimo, benissimo, un caro saluto allora a Fabio Conti, complimenti alla BCC Roma, benvenuta in Serie A1 di pallanuoto femminile. Grazie a tutti voi, arrivederci.